Buongiorno, eccoci di nuovo. Adesso preparo la pastella per friggere i fiori di zucca ripieni con la mozzarella e l'anice e il baccalà, che mio figlio adora. Quindi abbiamo preso una terrina, un bowl, abbiamo messo un po' d'acqua tiepida, aggiungiamo un pochino di vino bianco che darà croccantezza alla nostra cottura, due uova. Ognuno ha le proprie ricette. Questa è la mia personale. Ok? Poi una cosa, il sale lo mettiamo dopo, alla prima lievitazione. La nostra farina, come vi ho detto prima, prende al mulino. Ciao Katie! Buongiorno anche a te, grazie! E cominciamo a preparare la nostra pastella, molto semplice. Poi metteremo i nostri lieviti. Ciao Massimo! E oggi cucino tutto il giorno. Ecco qua. Vedete, è facile? Adesso aggiungiamo il nostro lievito, lievito madre e lievito di birra, o anche solo lievito di birra va benissimo. Ecco qua, aggiungiamo direttamente e lavoriamo la nostra pastella. Poi lasceremo lievitare. Pastella è pronta, la dobbiamo solo lasciar lievitare. Il sale lo metteremo una volta che è lievitata. Poco sale perché il baccalà potrebbe essere salato. Dipende poi dal baccalà che voi usate, potete anche non metterlo il sale, eh? Potete evitare, magari eventualmente si aggiunge una volta più. Ecco qua, la nostra pastella è pronta, la lavoriamo un pochino. La sigilliamo, la sigilliamo per bene e la lasciamo lievitare. Tutto qui. Perfetto. Un pochino di miele dimenticavo. Il miele serve ad attivare la lievitazione. In questo modo lievita meglio. Adesso possiamo lasciare a lievitare. Ci vediamo dopo, quando siamo pronti per friggere con la nostra pastella. A presto, tra poco con qualche altro.